Wii U. Due parole che riecheggiano nella testa di ogni nintendaro che si rispetti, capaci di instillare rabbia, tristezza, sconforto e tutti gli aggettivi negativi del vocabolario. La console di ottava generazione che, in quanto vendite, ha performato molto di meno rispetto a Xbox, PlayStation e anche la stessa controparte portatile. La console che, anche tra i fan Nintendo, è quella meno ricordata e apprezzata di tutte. E quindi sfruttiamo il fatto che recentemente i servizi online di 3DS e Wii U siano stati silurati per rispondere a una semplice domanda: la Wii U meritava il suo fallimento? O è stato un caso sfortunato? novembre 2012. La Wii U esce finalmente sugli scaffali dei principali negozi di informatica e dispositivi. Sì, ok, non ce ne frega un cazzo della data di uscita. A noi ci interessano i giochi. Online sono riuscito a trovare un PDF pubblicato proprio da Nintendo con i giochi di lancio. Vediamo. Ok, Nintendo Land. Un party game dove su 12 minigiochi solo 3 o 4 ti fanno fare quel... Caruccio, per 50 euro. E New Super Mario Bros. U, che sì, per carità di Dio, buon gioco e un design dei livelli bellino da vedere, ma non basta una tuta da scoiattolo e qualche baby Yoshi che rotta bolle per cambiare la situazione. Praticamente hanno preso il progetto di Mario per la Wii, hanno inserito qualche cazzata pensata durante la pausa cesso e l'hanno inserita. Toh, dammi 60 euro che ti do il resto di un centesimo. E gli altri giochi, francamente, non credo siano rimasti impressi a nessuno, tranne a uno o due, ma ne parliamo dopo. Quali altri problemi c'erano della Wii U? Ah certo, cazzo, il nome! Ora, io voglio sapere nei tavoli di discussione di Nintendo chi cazzo ha pensato ad un nome merdoso come questo. Cosa vuol dire? Come hanno scelto questo nome? E soprattutto, perché? Cosa aggiunge un WoW che la fa distinguere dalla console precedente? Tra l'altro, stessa cazzata fatta con il 3DS, DS e questo sgorbio, ma ne parleremo in un altro video. Veramente, o non ci hanno pensato, e quindi trae la conclusione che giochino alla roulette prima di chiamare una console nuova, cosa alquanto improbabile dato che la Switch ha venduto da Dio, o si sono fatti di metanfetamina, perché sennò non si spiega. Ma il problema non è solo il nome di questa console, ma anche di quella precedente, la Wii. Avevi creato una console in grado di far avvicinare chiunque al mondo dei videogiochi, dai bambini appena nati ai vecchi di 70 e 80 anni con il respiratore attaccato, in grado di farti il culo a bowling. Brava nonna, mi hai battuto. Come pretendi che dei poppanti ed anziani riescano a distinguere due nomi simili? Ok, non ci vuole un genio a capire che i giochi della Wii U non possono girare sulla Wii, ma il problema rimane se Nintendo ha creato un sito per dire semplicemente «Oh! I giochi della Wii U non possono girare sulla Wii». Veramente, potevano scegliere qualsiasi altro nome. Nintendo Screen, perché sai, hai uno schermo sul gamepad. O Wii 2, se proprio non avevano inventiva, che azzerava ogni possibilità di confondersi. Un po' come ha fatto semplicemente la Sony con le PlayStation. Ma vabbè, anche questa cazzata è stata fatta per far crollare il valore azionario di Nintendo. Tanto che nel 2014, Iwata, l'allora presidente, decise di dimezzarsi lo stipendio per non far licenziare nessuno. Cos'altro ha fatto schifo della Wii U? Ah, ovvio, il gamepad! Una periferica che non riusciva a rimanere collegata neanche a 10 metri di distanza, che ti compariva quel fastidiosissimo errore di connessione di rete instabile. Praticamente ci sono voluti altri 5 anni per correggere questo errore, con l'uscita della Switch. Uno schermo che aveva la più nobile delle funzioni. Ti tolgo l'HUD inutile e superfluo sulla TV per mettertelo nel gamepad. Ma con una reattività pari a quella di un cocainomane e una batteria che durava quanto una pizza il sabato sera. E io sono tanto affamato al sabato sera. Ha fatto cadere questo controller nel dimenticatoio. Tornando un secondo indietro sulla questione HUD, per fare questa cosa avevi bisogno sia del gamepad che del televisore, andando in netto contrasto con una loro stessa pubblicità che avevano mandato in onda in TV. Ah, a proposito, vi va di guardare qualche pubblicità della Wii U? Eccovi serviti. We'll make this quick. The only time's dropping fast, people. Boo! Time to upgrade too. Wii U. With Wii U, we can play Super Mario 3D World. Find secrets with the Wii U gamepad. And did we mention togetherness? Just check out the simulation. Whoa. I look good. Look at that. Yeah, I look like I've been upgraded. Get the gift of family when you upgrade to Wii U for $299.99. Game rated E for everyone. Ma
è meglio parlare del software invece che dell'hardware, quindi passiamo ai giochi. E qua mi tocca spezzare una lancia a favore di Nintendo. Ragazzi, non prendiamoci per il culo. Se un gioco esce multipiattaforma, di sicuro non andrai a prenderlo per la Wii U, perché sei in ogni cellula del tuo corpo che girerà 30 fotogrammi al secondo, se non peggio. Quindi mi volete spiegare perché tutti utilizzano questa scusa del ma i publisher non hanno pubblicato giochi di terze parti, quando una volta che hai preso il tuo Mario, Zelda, Kirby e altri spin-off sulla console nuova, l'accantoni nella soffitta a prendere polvere fino alla fine dell'universo? E questo difetto non ce l'ha solo la Wii U, ma anche la Switch. Pensateci un secondo, o magari guardatevi intorno se avete delle cartucce accanto. Sulla Switch, quando hai preso tutti quei giochi prodotti da Nintendo stessa, perché non ci puoi giocare su nessun'altra console, non hai un singolo motivo per acquistarne di nuovi, prodotti da studi di terze parti, tranne giocarli sul cesso. Quello è divino. In conclusione, penso che la Wii U si sia meritata la sua fine, anche se la ricorderemo come la console che dalle sue ceneri è nata la Switch, in grado di far entrare una nuova generazione di videogiocatori e gente che non aveva mai provato i giochi Nintendo. Dobbiamo ringraziare anche la Wii U per i suoi errori, se oggi possiamo goderci perle come Super Mario Bros. Wonder, risorto grazie all'ultimo gioco della serie New Super Mario Bros. Non avremmo mai visto giochi come Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e Mario Odyssey, tre giochi colossali, Luigi's Mansion 3, Kirby e la Terra Perduta, Mario Strikers, e potrei andare ancora avanti. Quindi Wii U, grazie del tuo fallimento. Oh, finalmente siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi, che mi fa sempre tanto piacere. Se volete ho un canale Twitch e TikTok, quindi fateci un salto. Lascio tutto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video.